nelle persone viene trasmessa da persona a persona. Noi abbiamo il compito, il dovere di interrompere questa trasmissione. E se il virus è lo stesso che ha colpito la Cina, il tasso di mortalità non può discostarsi troppo da quello registrato nella Repubblica Popolare. Questo significa, dice il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova, che anche in Veneto ci sono molti positivi non ancora diagnosticati, persone che però devono essere trovate. Individuare e astanare le persone che inconsapevolmente possono trasmettere questa malattia. Come abbiamo detto, ci sono delle classi di persone che sono a rischio, però la sorveglianza attiva va fatta anche intorno a quelle persone che stanno a casa e che accusano sintomi. Dobbiamo andare lì, dobbiamo fare la diagnosi e dobbiamo, a cerchi allargati, identificare tra i parenti, il primo cerchio ristretto, tra gli amici, il primo cerchio allargato e tra il vicinato, chi gliel'ha trasmessa questa malattia. Il piano dei campionamenti ovviamente inizierà dalle persone considerate più a rischio, chi ha contatto con il pubblico, cassiere dei supermercati, commercianti, dipendenti delle amministrazioni locali, forze dell'ordine, operatori dell'informazione. Il successo di questa iniziativa lo dovremo misurare con l'aumento del numero dei casi positivi che andiamo a scovare e allo stesso tempo più casi positivi scoviamo, meno persone si ammalano, meno persone vanno nell'ospedale, meno persone vanno in terapia intensiva. Quindi quello che noi dobbiamo vedere è un aumento dei casi e una diminuzione delle persone in ospedale e una diminuzione delle persone in terapia intensiva.